Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione di oggi del nostro spazio informativo con una lunga intervista al Presidente della Regione Lombardia e Segretario federale della Lega Nord, intercettato dalla nostra inviata Ilaria Tettamanti allo SMAU, la fiera tecnologica che si è aperta ieri a Milano. A che punto siamo in un momento in cui le crisi, diciamo, finanziarie sono non solo italiane ma internazionali? Non è solo un problema di crisi, è un problema di taglio di risorse. Nella legge di stabilità sono tagliate risorse anche alla regione Lombardia, per cui dobbiamo fare i conti con questo. Nei prossimi giorni presenteremo alle parti sociali la nostra proposta di bilancio per il 2014. Questo settore, quello dell'innovazione, è un settore strategico per l'attrazione di investimenti e di capitali. La Lombardia, l'Italia non può competere con altri paesi europei e non solo per il costo del lavoro, per l'infrastrutturazione carente. Possiamo competere, la Lombardia può competere sul tema dell'innovazione, della ricerca. E scopri qui la vera innovazione, uno dei manifesti di SMAU. Startup, acceleratore di innovazione, agevolazioni e strumenti finanziari. Questi sono i tre capitoli. Le startup, l'acceleratore di innovazione, che è la rete che noi abbiamo in Lombardia e che oggi transita per SMAU, e poi il finanziamento alle startup. Questo è il compito di regione. È una misura che abbiamo cominciato a prendere 2 settimane fa, abbiamo preso una misura che sostiene lo start-up di nuove imprese innovative e per la prima volta abbiamo cancellato l'IRAP per un anno per queste imprese. È un sacrificio di Regione Lombardia perché vuol dire meno gettito, ma noi pretendiamo di essere così bravi da riuscire a trovare comunque le risorse per fare quello che dobbiamo fare, ma agevolando le nuove imprese innovative. Questo è un investimento assolutamente strategico. Fondi di sviluppo nell'ambito del programma operativo regionale, no? Voi utilizzate? Sì, ci sono una serie di capitoli che utilizziamo, ma l'importante è spendere bene i soldi, capire dove devono essere fatti gli investimenti, e lo startup e l'innovazione è certamente la strada giusta. Poi abbiamo una capacità molto importante in Lombardia di creare strumenti finanziari che, mettendo a disposizione una quantità limitata di risorse, creano una leva finanziaria a favore delle imprese. L'abbiamo fatto con credito in cassa, 1 miliardo di euro per pagare i debiti che i comuni hanno nei confronti delle imprese. Regione Lombardia ha stanziato 20 milioni, ma con gli strumenti finanziari elaborati dalla regione siamo riusciti a creare questa leva, no? È per questo che, se si lavora bene, non servono grandi quantità di denaro, grandi capitali. L'importante è riuscire a mettere insieme tutti i soggetti che devono poi finanziare, le banche, le società finanziarie. Questo è il compito che noi abbiamo, fare regia per mettere a disposizione delle nuove imprese le risorse necessarie. Senta Presidente, ieri in Senato è stato votato il DDL che ha dato avvio al comitato di riforme e qualcuno ha detto che la presenza della Lega ha salvato il governo. Questa tecnicamente è una stupidaggine, perché cosa c'entra il governo? È una legge costituzionale, è una legge del Parlamento per far partire le riforme. A noi siamo assolutamente interessati. Noi ci siamo astenuti sul governo Letta quando è nato proprio perché abbiamo voluto dargli credito sul fronte riforme. Letta aveva promesso, si era impegnato in 18 mesi di portare a compimento le riforme, e ieri era una legge che andava assolutamente approvata. Il governo non c'entra niente, c'entra la volontà espressa dal Parlamento di fare le riforme. Abbiamo evitato che non si raggiungesse il quorum, che sarebbe stato deleterio perché avrebbe poi allungato i tempi con il referendum confermativo, quindi abbiamo fatto una cosa utile per le riforme, non per il governo. I soliti maligni e maliziosi poi scrivono sui giornali quello che vogliono, giustamente. L'azione del Parlamento europeo in tema di immigrazione, insomma, è stata richiamata ancora in causa la Bossi-Fini.
Sì, erroneamente, perché la risoluzione del Parlamento non parla della legge Bossi-Fini, che io difendo, che è una legge giusta, che non c'entra niente con quello che è successo, anzi, se non ci fosse probabilmente questi drammatici incidenti aumenterebbero, perché è una legge che stabilisce un principio giustissimo. Chiunque può venire in Italia se ha un regolare contratto di lavoro, se no non può venire. Costituisce un deterrente, reato di immigrazione clandestina, e poi è una norma, quella della possibilità di trattenere nei CIE fino a 18 mesi, che adesso ho letto il governo vuole cambiare. Ma ricordo il governo che è una norma contenuta in una direttiva europea, non si può richiamare l'Europa solo quando serve. C'è una direttiva europea che stabilisce questi termini, dice anzi che si può trattenere nei CIE non solo per l'identificazione, ma una volta identificati anche per ottenere il visto per il rimpatrio. E questa è la legge europea, no? E io invito caldamente il governo a non fare errori, a non modificare la Bossi-Fini. Su questo noi faremo, non solo sorveglieremo il Parlamento, ma faremo tutto quello che serve per evitare che un pregiudizio ideologico cancelli una delle leggi migliori in Europa nel contrasto all'immigrazione clandestina. Senta, questo governo, date le fibrillazioni che continuano ad esserci anche nel partito del PDL, secondo lei, secondo la Lega, che previsioni di durata ha, insomma? Le fibrillazioni mi sembra il termine giusto. Noi guardiamo con grande interesse quello che avviene dentro il PDL, senza interferire, perché rispettiamo l'azione politica di chi dentro il PDL cerca una nuova soluzione, nuove soluzioni. Guardiamo però con attenzione, perché qui in Lombardia siamo alleati col PDL, nel Veneto, in Piemonte, in tante amministrazioni, quindi siamo interessati a capire cosa succede. Non credo che questo avrà ripercussioni sul governo, ormai si è visto, il governo durerà fino al 2015 almeno, così dicono, e quindi qualunque cosa succeda non influirà sul governo. Però ci sono alle porte importanti scadenze elettorali, il rinnovo generale delle amministrative l'anno prossimo e le elezioni europee, e quindi la politica deve guardare con attenzione il travaglio interno al PDL, e per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, io voglio, senza interferire, come ho detto, ma favorire un esito che non sconfessi le alleanze che noi abbiamo qui nelle regioni del nord con il PDL. Quindi mi auguro che l'esito vada in quella direzione di confermare l'accordo che c'è, le alleanze che ci sono e il buon governo delle nostre regioni e delle nostre amministrazioni.